Sì, abbiamo preparato questa partita molto dal lato difensivo, dalle uscite, da come attaccarli, insomma, essere pronti in fase difensiva perché sono molto tutti da questa fase e abbiamo cercato di interpretarla al meglio possibile. Siamo stati attenti nei reparti, abbiamo lavorato bene e siamo soddisfatti, ecco, di questa fase che abbiamo fatto. Sì, ho cercato di dare una mano quando potevo anche in fase offensiva, magari quando il corpo me lo permetteva. Di certo non tutte le occasioni sono andate a buon fine, però ho cercato di contribuire al massimo perché comunque avevo spazio dal mio lato e ho cercato di contribuire il più possibile per dare una mano agli attaccanti. È stata una partita molto difficile, fin dall'inizio ci siamo detti che dovevamo dare il massimo, dare tutto perché era davvero fondamentale per la classifica, per noi come crescita e ci è servito molto. Ma secondo me siamo già cresciuti molto, abbiamo tanto da lavorare ancora, però comunque dai risultati possiamo dire che comunque stiamo facendo passi avanti e siamo consapevoli comunque di questa crescita da parte nostra. Ma per me, rispetto alla difesa 3, facevo l'esterno il quinto a sinistra, quindi diciamo che mi sono arretrato un po' e diciamo che da questo punto di vista 4 tendi di più a dare una mano difensivamente e offensivamente quando hai gli spazi e le combinazioni che ci servono, insomma. Ma io sono sempre stato abituato a giocare a 4. Poche volte mi è capitato di giocare a 5, diciamo che a 5 spingi di più offensivamente, a 4 diciamo che tendi più a stare arretrato, a dare una visione un po' a tutta la fase per il gruppo. Sì, quando a 4 ho più spazi diciamo centralmente, posso tirare in porta, più spazio centralmente, sì. Avendo questo spazio puoi accentrarti di più, lasciare più spazio esterno, è un buon punto questo. Ah, adesso cercheremo subito di recuperare le pile, poi a preparare già la partita, pensare a Pesaro e cercare di ottenere il massimo anche da lì, visto che giochiamo in casa.